Agostino Riglio, nuovo tecnico dell'Udas Basket, arrivato da poco a Cerignola. Con quale spirito lei arriva qui? Con lo spirito di mettermi in gioco perché me lo chiede il mio lavoro e con le motivazioni di poter ottenere un risultato importante e storico per questa società che al primo anno in Serie B, ho percepito dentro di me che c'è la possibilità di poter ottenere il risultato che mi è stato chiesto, anche se il tempo è veramente poco, le partite sono proprio alle porte e il tempo è poco, però non bisogna piangersi addosso. E credo che ci sia il tempo necessario quantomeno per, ecco, per non abbassare la testa e per non buttare la spugna, perché nello sport ci insegna che niente è scritto e questo sicuramente è uno stimolo e una motivazione per poter portare il risultato a casa. Si aspettava di arrivare qui, sinceramente? No, assolutamente, è stata una cosa molto inaspettata. Anche se la squadra ha avuto un rendimento probabilmente non costante per tutto l'anno, altalenante, glielo posso confermare, però ecco, onestamente anche ormai mi ero purtroppo rassegnato, ecco, ad aspettare la stagione futura. È stata una notizia che mi ha preso un po' così di sorpresa, però il nostro lavoro è questo: quando meno te lo aspetti probabilmente arriva la chiamata. È arrivata, ho trovato e ho le motivazioni per poter mettere quello che posso dare in una squadra che conoscerò fra poco sul campo, ma che abbia, credo, le capacità morali e tecniche per poter provare, come dicevo prima, a non rassegnarsi, ecco, a un risultato che ha lì. Senta, io un'ultima domanda e poi la lascio. Ovviamente lei adesso conoscerà i suoi nuovi ragazzi, ovviamente tra questa settimana e poi dopo Pasqua comincerete anche a preparare la sfida di campionato contro Fabriano, che tra l'altro sarà la vostra avversaria nei play-out. No, questo non è certo, ancora non siamo neanche certi. Questo lo sappiamo noi con aritmetica certezza, glielo possiamo dire noi tranquillamente. Non credo, perché la classifica dice che abbiamo 3 partite di vantaggio, però abbiamo uno scontro diretto a sfavore con Ortona, perciò se da qui alla fine non vinciamo nessuna partita e Ortona fa punteggio pieno, non siamo nelle condizioni di fare i play-out, perciò prima di tutto dobbiamo conquistare i play-out per poter parlare poi della nostra avversaria. Sicuro sappiamo che la nostra prossima avversaria è Fabriano, e l'avversaria di campionato di una stagione di regular season, sarà una partita sicuramente importante perché mette in palio i 2 punti specifici per la consacrazione della salvezza, per giocarci poi questi benedetti play-out. Grazie, buon lavoro. Grazie Agostino. Grazie. Ancora ragazzi, non siamo salvi. Lo so.